Buongiornissimo caffè e benvenuti alla nuova stagione di video del canale più stupido che sia mai esistito in questa vita e probabilmente anche nelle prossime. E questo doveva essere il famoso vlog che vi accennavo in pagina. A proposito, mettete mi piace perché di solito lì scriviamo cose, idee proprio a muzzo che ci vengono sul momento e quindi potrebbe anche essere utile avere un minimo di feedback diretto invece che aspettare ogni volta il 700esimo video, ma a parte ste stronzate direi che sia il caso di fare il punto della situazione del canale, quindi anche di quello che abbiamo intenzione di fare e di non fare per quest'anno perlomeno. Piccola premessa, questa è stata una delle prime ed uniche prove che ho fatto con la EasyCap perché finalmente ho avuto voglia di comprarla. E sì, avrei potuto prendere robe più costose o comunque più professionali di una semplice EasyCap, ma volendo registrare principalmente da lui che non ha un'uscita HDMI, ah no, scusate, HDMI. Ho preferito prendere direttamente la EasyCap anche perché non ho un Yue, non ho intenzione di comprarlo, almeno per ora, perché non c'è nulla che mi interessi a parte Splatoon e forse Breath of the Wild, ma se deve già uscire per Switch, se dovessi comprare Switch lo prenderò direttamente lì, quindi non ha senso nemmeno prendere tutta sta roba per quattro giochi in croce che mi piacerebbe portare sul canale. E comunque, proprio perché queste sono delle prove, vedrete qualche volta dei schermi blu, ma state tranquilli, non è esploso niente, funziona tutto e stavo facendo solamente delle prove per l'output e altre cazzate che non vi dovrebbero nemmeno interessare, appunto. Poi ho voluto registrare questo vlog dove non mi sono scritto niente un cazzo, sto improvvisando e per questo durerà anche abbastanza durerà. Perché non avevo voglia di accendere la telecamera, ho un bel po' di robe da fare, devo studiare, c'ho gli esami, poi mi metto al computer e l'ultima cosa che ho voglia di fare è proprio prendere la telecamera e iniziare a registrare. In questi tempi più che altro si registrano delle sessioni stupide di gioco, è probabile che troverete altri video di Paladins perché non solo ho visto che vi è piaciuto l'unico che abbiamo fatto. Quindi probabilmente potremmo anche portare più Paladins e renderlo una delle serie, tra virgolette, principali del canale, se la cosa vi dovesse interessare o piacere. E proprio per questo motivo. Poi vabbè, chiaramente continueremo con Avventura Fento perché vogliamo finirla. Abbiamo già chiesto a un paio di Poketuberi, ma non vi diciamo ancora niente perché vogliamo che sia una sorpresa e quindi vedrete direttamente il giorno dell'uscita dei video, ma state tranquilli, la gente l'abbiamo bella che trovata. Abbiamo intenzione di portare altri video decisamente presi da lui. Paco ha portato It's Time to Duel. Potremmo portare anche sessioni ignoranti come appunto Mario Kart, però tutti quanti insieme, oppure non so, anche Smash Bros. Altre cose che sono sui. Poi gente che voleva Radiant Dawn, voleva Skyward Sword, Twilight Princess. Potremmo anche iniziare a portarle, ma sugli Zelda non sono granché propenso, più che altro per un motivo semplicissimo. Nintendo è così simpatica. A meno che tu non gli dia il 40% degli introiti che fai con questi video, si prende tutta la monetizzazione e ti manda a fare in culo. Perché mi è già capitato con Wind Waker che Nintendo non abbia rotto i coglioni e quindi anche per quel motivo l'ho un po' lasciato da parte, senza contare poi la mole di lavoro che ci sta dietro per montare quel coso. Perché sembra una roba facile, ma ti gran cazzi, cioè devi prendere le parti più interessanti o comunque divertenti del gioco, per il mio format comunque, e prenderle in un gioco come Zelda è anche abbastanza difficile di stare lì a ricontrollare il video anche ore e giorni. E tra l'altro avevo iniziato
editare la parte 4, se non sbaglio, sul vecchio computer, quindi su Camtasia, mentre ora sono su Sony Vegas perché devo fare quello Proz, e quindi sarebbe un casino, ma non è detto che non ci torneremo su. Per quanto riguarda i Fire Emblem non c'è per niente questo problema, è come Pokémon, cioè viene pubblicato da Nintendo che ne detiene una parte dei diritti, ma diciamo che è Game Freak a occuparsene più che altro, e sia Game Freak che comunque Intelligent System sono più che contenti di fornire, sono più che contenti di ricevere pubblicità gratuita praticamente, quindi non ti stanno sul gruppone, anche per quello che le acrom più che altro non vengono sanzionate tra virgolette, a parte alcuni casi come Pokémon Prism, di cui vorrei parlare più approfonditamente, magari anche con gente che sa più di me in materia, perché appunto nel canale si tratta, almeno per ora, principalmente di hacking, ma anche su questo punto vorremmo un po' cambiare rotta, cioè tenere sempre l'hacking come argomento principale del canale, per carità, però portare altri contenuti come appunto altri giochi, magari altre discussioni, è una cosa che mi è sempre interessato fare, e cose di questo genere. Questo mese in particolare è un mese un po' di merda, perché come vi ho già detto devo studiare perché ho gli esami, porca troia, e sto studiando tipo tutto il giorno e quindi ho pochissimo tempo per registrare, poi registrare di sera è un po' un casino perché soprattutto chi abita nei condomini dà un po' fastidio mentre parla di notte, e comunque anche mettersi a editare alle 3 di notte è un po' un casino, più che altro per la sanità mentale, però ormai me ne è rimasta poca, quindi chi se ne frega se perdo anche quel poco che mi è rimasto. E quindi usciranno non solo un po' meno video rispetto al normale, ma è più probabile che ci saranno poche serie regolari tipo quella di Fento, che comunque ripeto continuerà a esserci. Proprio questa settimana dovremo cominciare le riprese del, non mi ricordo più quale, del quinto e del sesto episodio, che saranno appunto con degli youtubers piuttosto famosi, non vi dico nient'altro, e ci sarà comunque Noyorak, che quello lì sia un gran bel casino da non solo registrare ma anche editare ogni volta, e anche prendersi tutto il materiale prima di iniziare a registrare, insomma è comunque una serie che di sicuro non dropperemo, ma richiede tanto tempo e quindi comunque rimarrà mensile, ma anche quello pensiamo di, insomma, diminuirlo, perché appunto dal prossimo video di Noyorak vedrete cosa in realtà ci piacerebbe fare di più. Infatti questo mese sarà uno speciale in cui ci saranno più hack insieme, un po' come lo speciale su B-Sharp, ma questa volta tratteremo tante hack diverse di tante persone diverse, e anche lì non vi dico nient'altro, ma sappiate che sono a nemmeno un quarto dell'editing e ci ho perso già un bel po' di tempo, più che altro notte appunto perché sto anche studiando, quindi i lavori vanno a rilento. Poi nient'altro, cose che ci piacerebbe fare sono quelle che vi ho detto, avreste qualche suggerimento, qualche idea, eccetera, tranquilli potete farcelo sapere nei commenti. Continueremo di sicuro a fare Cristallo, quella è una delle poche serie di cui non mi occupo personalmente, Paco che si occupa dell'editing, quindi registrarla per me non è neanche tanto difficoltoso, perché è giusto quella mezz'ora in cui giochiamo mentre registriamo le vostre domande stupide, e nel caso ve lo stesse chiedendo, sì, continueremo almeno fino alla quinta generazione, fino a Black and White 2, perché poi dal 3DS è un bel casino registrare, non abbiamo la capture card perché insomma 300-400 euro, se non mi ricordo bene il prezzo, per fare una modifica a una console che ormai sta vedendo gli ultimi raggi di sole,
Insomma, sono un po' buttati, sperando che le prossime console Nintendo ci offrano la possibilità di registrare o comunque di streamare i contenuti senza dover ricorrere a delle modifiche così pesanti, tra l'altro non ufficiali, o comunque ricevere dei cavi, degli oggetti in più da Nintendo stessa che non vuole metterli in commercio. Quello lì secondo me è uno dei fattori che uccide Nintendo, perché boh, va bene essere conservatori in certi aspetti del gaming. Infatti io sono ancora ben convinto che il gaming su cellulare, su tablet si esista, ma fino a un certo punto, perché robe come i due Clash e altri giochi simili, cioè considerarli dei videogiochi mi sembra un po' esagerato, ma adesso siamo nel 2017, dove ormai il social la fa da padrone, potrebbe essere un'idea dare la possibilità a tutti di streamare e quindi far conoscere a quanto più gente possibile i propri lavori, i propri videogiochi, insomma i propri prodotti, e anche questo qui è marketing. Quindi mi stupisco di come Nintendo possa essere ancora chiusa a certi livelli. Comunque sono già passati più di 10 minuti di video, robe da dire io in realtà non ne ho più, vi lascerei semplicemente alla fine della mia partita su Mario Kart, che tra l'altro non toccavo da poco in realtà, però registrando direttamente da OBS e senza una televisione supplementare vedevo 25 frame invece che 30, e già 30 frame non sono più abituato da quando sto giocando da un computer perlomeno decente, figuriamoci a 25. Quindi dopo questo mio sermone lunghissimo non mi resta che dirvi buon anno di nuovo, ci vediamo ai prossimi video, quindi tanti nuovi random, tanti nuovi che schifo, tanti nuovi schifi vari che insomma non sono poi così difficili da trovare, e ci vediamo alle prossime serie. Piccolo hint, potrebbe essere davvero Fire Emblem una delle prossime serie, ma dobbiamo vedere con lo scarso. Beh, ci si vede sul canale, gente.